Bentrovati a tutti i nostri amici ascoltatori su Saiuz Web Radio in compagnia di Spazio Aperto con Antonella Intrenò. Ugo Lombardi. Diamo il benvenuto a Rosario Moreno, il nostro regista da Treviso. Ciao Rosario, ben trovato. Ciao Rosario. Ciao ragazzi, buona serata. Buona serata a tutti. Salutiamo Massimo Bonella, direttore di pianetaoggitv.net, al quale a brevissimo passeremo la linea per le ultime news. Ciao Massimo, ben trovato anche a te. Buonasera Massimo, direttore. Ciao a tutti quanti e bentrovati, soprattutto bentrovati a voi dopo questa pausa che la trasmissione insomma non aveva il timone, adesso abbiamo ripristinato. E diamo il benvenuto al nostro ospite. L'ospite di quest'oggi è il dottor Giovanni Zeolin, tecnologo delle comunicazioni multimediali e esperto in economia. Ben trovato, dottor Zeolin. Buonasera, dottore. Buonasera a voi. Bene, passiamo subito la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. A te, Massimo. Sì, grazie Antonella. Saluto anche Rosario Moreno, regia centrale di Treviso, un saluto al vostro ospite, il dottor Giovanni Signorin. Dunque, vediamo di vedere subito le notizie in primo piano. Sono diverse, io cercherò di fare una sintesi. Innanzitutto una che è arrivata poco fa dalla Francia. Il presidente francese Hollande ha invocato un accordo prima del referendum del 5 luglio in Grecia. La motivazione adotta è per evitare di sprofondare la zona euro nel vuoto. Dunque, rimaniamo sempre in tema. Nessun negoziato sui nuovi aiuti prima del referendum in Grecia, lo ribadisce la cancelliera tedesca Angela Merkel, tornando a sostenere che Atene non ha rispettato in pieno i suoi obblighi, anche se il negoziato con la Grecia resta aperto. Il ministro delle finanze tedesco spegne gli entusiasmi dopo l'ultima lettera del premier ellenico Tsipras. Non è una base per parlare di misure serie, e poi parlare prima del referendum indetto dalla Grecia non ha senso. Andiamo avanti con questo breve notiziario. Dunque, rimaniamo sempre in Grecia. Le istituzioni, Unione Europea, vogliono ancora aiutare i greci, ma serve un impegno costruttivo di Atene, lo ha detto il vicepresidente della Commissione Unione Europea, ribadendo che l'accordo era a portata di mano. Il programma è scaduto, ora bisogna negoziare un nuovo programma, ma prima serve l'ok dell'Eurogruppo, ha aggiunto, e ha sostenuto. Il referendum indetto in Grecia non è veramente valido perché chiede di votare su una proposta che non è più valida, pensata per un programma che non esiste più. Queste dunque le ultimissime notizie dal fronte più caldo, ecco, diciamo dell'Europa, del Mediterraneo, in questo periodo. Possiamo dare uno sguardo rapidamente alla nostra testata giornalistica pianetaoggitv.net. In primo piano vi segnaliamo proiezione pubblica del film La Trattativa, 10 luglio, praticamente alle 20:30 in Piazza Municipio a Napoli. La proiezione pubblica della Trattativa, un film documentario sulla trattativa Stato-mafia realizzato nel 2014 da Sabina Guzzanti. Poi, a seguire, c'è un articolo molto interessante: La democrazia non si svende e non si vende. Qui vi invito anche poi a firmare. Viene pubblicata anche la lettera di Tsipras al popolo greco. Si prosegue con uno speciale a cura di Pandora TV. In un'intervista a Radio Padania, Giulietto Chiesa commenta gli attentati del 26 giugno e la posizione dell'Unione Europea sui nuovi flussi di immigrazione. Poi ancora un altro articolo di Giulietto Chiesa, onore a Tsipras. Poi a seguire alcuni aggiornamenti a cura della nostra redazione per quando sono stati gli attentati sabato scorso in Tunisia e in Francia, vicino a Lione. Poi si prosegue con alcuni comunicati stampa da una zona dove noi siamo presenti, anche con l'emittente terrestre Telidea di Chianciano Terme, 71° anniversario della liberazione di Montepulciano.
iniziativa al lago di Montepulciano, Montepulciano intendo il centro storico in provincia di Siena, e poi altri comunicati sempre da Montepulciano. È tutto per il momento, 18.35, se ci sono delle notizie diciamo urgenti vi chiederò la linea. Per il momento io direi di staccare qui il collegamento con Venezia, vi restituisco la linea per la conduzione di Spazio Aperto, noi ci sentiamo comunque alle 19.25 circa per degli eventuali aggiornamenti. A voi Bari. Grazie Massimo, e naturalmente le tue notizie, le tue news ci danno la possibilità di introdurre l'argomento della serata. Certo, i fronti sono tanti, fronti di discussione intendo dire, ma in questo momento quello che maggiormente ci occupa e preoccupa è la crisi in Grecia, che potrebbe diventare una crisi dell'intera zona europea. Di questo parliamo questa sera, come anticipatovi, con il dottor Giovanni Sniaulin, esperto in economia, e con lui cercheremo di fare un po' il punto della situazione, tentare di capire da dove è nata questa crisi e quali sono state le ragioni e quali potrebbero essere gli scenari di fronte ai quali l'intera comunità europea potrebbe ritrovarsi. Dottor Sniaulin, sì. Eccoci. Buonasera. Allora, come dicevamo, cerchiamo un po' di capire quali sono state le cause che hanno determinato la situazione di fronte alla quale ci troviamo quest'oggi. Da dove è nata questa crisi greca e quali sono state le ragioni? Allora, prima di tutto vediamo un po' in questo momento lo scenario come si predispone. C'è il partito Syriza, che è un acronimo, ma è una coalizione di partiti della sinistra radicale, che ha vinto nel dicembre del 2014 le elezioni in Grecia battendo il PASOK di Papandreou con un buon risultato, il 36,3% delle preferenze, acquisendole, e avendo anche una maggioranza quasi assoluta, avendo 49 seggi su 300. Per fare il governo e quindi per avere la maggioranza ha dovuto allearsi con il centrodestra, con l'estrema destra, con Alba Dorata, quindi già questa alleanza dà qualcosa da pensare. Comunque il suo leader, il giovane leader, molti lo affiancano al nostro Renzi, è Tsipras, il quale ha in mente, un po' come un po' renziano, ha in mente di questo tipo di politica, basta alla crisi, basta tartassare la popolazione, vogliamo creare una specie di keynesiana memoria, cioè quindi attraverso i debiti pubblici rilanciare l'economia, quindi rilanciare l'economia attraverso cosa? Attraverso i consumi. Quindi il debito pubblico non deve essere ristretto come ci chiedono la BCE, dice Tsipras, ma rilanciamo i consumi attraverso il debito pubblico, per cui rilanciando i consumi questi saranno volano per nuova assunzione, quindi rilanciamo l'economia e quindi poi noi greci saremo in grado di pagare i debiti, quindi rientrare dalla situazione. Questo perché? Perché il Syriza ha vinto le elezioni, come dicevo, nel 2014, nel dicembre 2014. La Grecia, prima del 2014, ma fino alla crisi, diciamo, fino alla crisi dovuta al fallimento della banca Lehman Brothers, no, americana, che poi ha scatenato la crisi a livello mondiale, ma il fallimento di questa banca non è niente altro che è stato il casus belli, che ha fatto rilevare, ha fatto venire in superficie un po' tutte le contraddizioni che ha questo sistema di produzione basato sul denaro e sul profitto. Ma fino al 2008 la Grecia aveva una percentuale di aumento del PIL superiori a tutta la UE, addirittura era
nel 2000 aveva un incremento del 30% di PIL, quindi una cosa superiore addirittura alla Spagna, eccetera. Questa crescita, che era finanziata con il debito pubblico, attraverso i prestiti che davano la BCE, il Fondo Monetario Internazionale, questa crisi è venuta meno o si è interrotta, come si sono interrotte un po' tutte i PIL e le crescite degli altri paesi con il 2008. Per mantenere quella situazione, come tutti, si è ricorso al prestito, al cosiddetto debito, alla BCE, al Fondo Monetario Internazionale. Fatto sta che la Grecia si è indebitata per circa 240 miliardi di euro, sia con il Fondo Monetario Internazionale, sia con la banca, con la BCE, con la banca europea. Che è chiaro che per il rientro di questi soldi, ricordiamoci un po', la BCE impose, come ha imposto anche al governo italiano, delle misure di rientro del debito. E cosa sono queste misure di rientro del debito? Sono niente altro che richiesta di diminuzione delle spese e aumento delle entrate, diminuzione del cosiddetto l'avanzo primario. Deve essere l'avanzo primario è la differenza tra le spese che uno Stato fa e le uscite al netto degli interessi che il debito produce. Quindi, come sta succedendo in Italia, l'Italia noi abbiamo un avanzo primario eccellente. Cosa vuol dire? Che paghiamo talmente tante tasse superiori alle uscite che lo Stato ha, in modo tale da poter pagare gli debiti, quindi gli interessi e via dicendo. Quindi questo è il rientro. Ma come lo stiamo pagando noi? L'hanno pagato anche i greci, o lo stanno pagando i greci, magari in forma più cruda e più dura, nel senso che anche a noi ci è venuto chiesto di spostare l'età della pensione a 67 anni, di non indicizzare le pensioni, no? Adesso la sentenza di una corte costituzionale ha detto che è illegale, ma tutto questo serve per far cassa e per recuperare soldi per pagare il debito. È chiaro che a fronte di questa situazione, nello scenario politico greco si trova questa coalizione, la coalizione Syriza, la quale si presenta alle elezioni del 2000, si presenta nel 2014, ha un programma che sono riuscito a recuperare attraverso il sito di Gad Lerner, il quale programma ha delle cose sembrerebbero rivoluzionarie, però questo programma, perché poi dico questo in anticipo perché poi ce lo ritroviamo oggi e poi andremo a discutere degli avvenimenti che succedono oggi, non ha un programma cosiddetto rivoluzionario, nel senso di dire cambiamo sistema dove diamo priorità alla produzione, cioè quindi i conteggi, noi non ci interessa più farli in partita doppia, perché il denaro è una invenzione sociale e come invenzione sociale noi la possiamo anche cambiare, è una convenzione sociale il denaro, no? Dove tutto viene tramutato in questi pezzi di carta che ci permettono di comprare e vendere prodotti, però in realtà alla fine il sistema del denaro è quello di produrre non per il bene della collettività, ma per avere più denaro. Quindi la produzione non è legata ai bisogni umani, ai bisogni della collettività, ma è legata semplicemente al bisogno di fare profitto. Allora, di questo non se ne accenna sul programma di Syriza. È un programma socialdemocratico. Vi faccio un esempio. Parlando concretamente, un programma che vorrebbe essere rivoluzionario direbbe: bene, organizziamo la produzione materiale dando meno soldi agli investimenti in conto capitale, perché ormai le macchine produciamo talmente tanto che abbiamo i prodotti in giacenza, e diamo più soldi
ai salari in modo tale da permettere di l'accesso a questi prodotti che sono in più. O per esempio un altro punto è drastica riduzione dell'orario di lavoro in modo tale che tutti possano partecipare all'obiettivo del raggiungimento di quel benessere che ci diamo noi produttori al raggiungimento della collettività, non come adesso la produzione è semplicemente un'analisi di mercato, produco quella merce perché molto probabilmente a qualcuno serve e quindi la metto sul mercato, che poi vada bene o non vada bene è un altro problema, quindi è il rischio dell'imprenditore. Invece no, attraverso un piano di produzione noi cerchiamo di soddisfare i bisogni della collettività, intanto primari, attraverso queste prime mosse, cioè organizziamo la produzione con un piano, tutti devono partecipare, quindi drastica riduzione dell'orario di lavoro perché recuperiamo tutti i disoccupati che ci sono, quindi come minimo dovremmo lavorare metà di quello che stiamo lavorando, abolizione dei lavori inutili, per esempio il promoter non serve a niente, il procacciatore di affari non serve assolutamente niente, quindi recuperiamo forza lavoro. Questo sarebbe un programma rivoluzionario. Invece Siriza ha una serie di rivendicazioni che comunque rimangono sempre all'interno di questo sistema basato sul denaro e sul profitto, non lo mette in crisi, chiede di alzare il salario minimo per riportarlo a 751 euro, chiedeva di aprire le mense scolastiche, no, per offrire gratuitamente la colazione e il pranzo ai bambini. Sovvenzione fino al 30% del loro reddito per famiglie che non possono sostenere i mutui. Sì, c'erano alcune cose che andavano verso il sociale, verso il welfare, ma non c'era una cosa di rottura. Ma queste rivendicazioni dopo questo programma, subito dopo essere stato eletto, ma poco tempo dopo, appariva sul Sole 24 Ore del 25 febbraio un Vittorio Darold, che è molto, molto attento e molto acuto su queste, per quanto riguarda la Grecia, dice che un brusco risveglio per Siriza e dice cosa c'è rimasto di tutto quel programma, e dice ecco i sogni, anche le promesse elettorali di Siriza sono svanite all'alba, e questo è l'articolo del 25 febbraio, non è... In quel capitolo sulla riduzione della politica di austerità si prometteva di fornire gratuitamente l'energia elettrica e i buoni pasto a 300.000 famiglie bisognose, concedere affitti politici per 30.000 appartamenti, restituire la tredicesima mensilità a ben 1.262.000 pensionati con una pensione inferiore a 700 euro al mese, fornire sanità e medicinali gratis ai disoccupati, carta dei trasporti speciali per i poveri, riduzione del prezzo del gasolio del riscaldamento per le autovetture. Costo previsto allora di queste misure erano 1,9 miliardi di euro. Poca cosa, no? In sostanza, nei confronti di 240 miliardi di debito. Di tutto questo capitolo, lastricato di buone intenzioni nella lettera inviata a Bruxelles da Atene per ottenere la proroga di 4 mesi al programma di aiuti, è rimasto solo un pallido ricordo. Nell'ultimo capitolo della lettera, che non a caso era il primo del cosiddetto programma elettorale di Salonicco di Siriza, è dedicato alle sfide umanitarie che derivano dall'aumento della povertà del paese. Dice, sul lavoro, nel programma elettorale Siriza prometteva di alzare il salario minimo a 751 euro, ridotto a 580 euro dalla Troica. Vi ricordate che avevo detto prima che prima avevano anche la Troica, aveva imposto delle condizioni per avere ulteriori prestiti, e questo era una delle richieste. Inoltre Tsipras prometteva la creazione di 300.000 nuovi posti di lavoro, la reintroduzione di contratti collettivi, dei limiti ai licenziamenti collettivi e la riassunzione di 100.000 statali licenziati
per far dimagrire l'elefantiaca amministrazione statale. Di tutte queste promesse scritte sulla sabbia è rimasto ben poco. Atene oggi vuole rivedere le normative sui salari minimi, ma a condizioni che non ci sia un impatto negativo sui conti pubblici. In pratica quello che chiede la BCE, cioè i conti pubblici devono essere in bilancio. Insomma, gli aumenti salariali se ne parlerà alle calende greche. Inoltre, ora Atene promette riforme in materia di lavoro da elaborare con l'OCSE. Atene ora vuole estendere contratti che diano lavoro ai disoccupati. L'inversione di rotta in questo settore è totale, quale imbarazzante. Poi parte anche col fisco, e non ve lo leggo tutto, e quindi dice che qui si sta rimangiando tutto il programma. È chiaro che si sta rimangiando tutto il programma, perché dal momento in cui non c'è questa rottura col sistema, col sistema monetario, col sistema bancario, col sistema finanziario, è chiaro che se non c'è la rottura devi accettare le condizioni che loro dettano, e le stanno completamente dettando. Ma questo perché? Perché la crisi internazionale è una crisi di sistema dovuta alla sovracapacità produttiva, cioè noi produciamo di più di quello che la popolazione riesce a consumare, ma non perché non ce ne sia bisogno, non perché la gente non ne abbia bisogno e non chieda di mangiare. Fra l'altro proprio ieri usciva all'Expo quell'analisi, non mi ricordo più l'associazione che la faceva, che era l'Università Cattolica di Milano, dove ci sono circa 1 milione di bambini, scusate, italiani, che non arrivano ad avere sufficienza alimentare, e noi buttiamo via il mangiare. Questo sarebbe davvero un paradosso, insomma, considerato lo spreco di cibo al quale invece regolarmente assistiamo. Perdonami Giovanni, c'era Ugo che voleva porti comunque una domanda rispetto a tutto quello che hai detto sino ad ora. Sì, credo che interessi anche ai nostri ascoltatori chiedersi come mai l'ingerenza della Comunità Europea nelle tappe di restituzione del debito, cioè voglio dire, i metodi attraverso i quali io ottengo la possibilità di pagare sono tutti miei, come mai tu ti inserisci nelle formule di risparmio di quello che io devo fare? Perché in realtà c'è il cordone della borsa, è in mano la BCE, il Fondo Monetario Internazionale. Come fai i pagamenti? Come fai a pagare l'importazione? Come fai a pagare se accetti questo sistema, no? Quindi non vai a creare subito, immediatamente, quei meccanismi che dicevo prima, no? A mantenere le persone. E poi, fra l'altro, con il blocco di lunedì del prelievo nei bancomat, cioè di quanti soldi uno può ritirare, ai greci la BCE gli ha fatto provare già immediatamente: guardate, se votate il no, cosa vi può capitare? Per cui, se tutto è basato all'interno del denaro, chi detiene la borsa può dettare le regole. Non solo, ma guardate una cosa, un paradosso: i greci non sono più padroni della loro politica, perché sono entrati cosiddetti, da noi diciamo, coi piedi sul piatto, sulla politica greca, dove addirittura i tedeschi possono dire ai greci: votate sì. Come? Cioè, saranno decisioni del popolo greco, non è la decisione di altri stati sovrani, autonomi, che decidono la loro politica, no, cosa fare, non che qualcuno tifi a votare sì, no. E poi la Grecia si trova in queste condizioni dove non può chiedere nemmeno aiuto, così detto, alla Cina. La Cina gli ha detto: io spero che la soluzione venga risolta positivamente, arrangiatevi all'interno della BCE, quindi ha chiuso la porta in questo caso. Nei fronti che qualcuno dice, la Grecia potrebbe anche chiedere uscire dalla UE e andare a chiedere aiuti alla Russia. La Russia gli potrebbe dare
aiuto, punto di domanda. Non penso, già Obama ha detto che la Grecia è un po' troppo importante per lo scacchiere mondiale, ci sono basi NATO in Grecia. Se la Grecia uscisse dalla moneta unica ci sarebbe uno scossone, che questo impedirebbe la crescita economica dell'Unione Europea come loro prevedono, per cui l'esportazione di prodotti americani in Europa avrebbero meno, quindi rallenterebbero anche la crisi. Scusate, rallenterebbero anche la ripresa negli Stati Uniti. Cioè ci sono un sacco di meccanismi attorno, ma una cosa molto, molto significativa, non è che i greci non abbiano fatto sacrifici, non è che il popolo greco non abbia pagato il debito, il popolo greco ha pagato, come paghiamo anche noi, il debito, ma una piccolissima parte è andata, cioè di questi prestiti, è andata al popolo greco, la grandissima parte è andata a risanare le banche greche. Quindi siamo sempre alle solite: con i soldi pubblici si pagano i debiti, mentre con i profitti chi li fa se li tiene, e questa è una cosa ormai assodata. Il debito è una cosa che viene adoperata da questo sistema per drogare un po' drogare il sistema, scusate questo bisticcio di parole. A drogare perché attraverso emissione di denaro che non ha nessun controvalore sociale, no? Si parla che se noi dovessimo tramutare in prodotti tutto il debito mondiale ci vorrebbero 10 volte la produzione, il PIL, cioè la produzione materiale. Infatti, quant'è il debito mondiale? Allora, un articolo dell'8 febbraio di quest'anno sul Corriere della Sera dice che tra il 2007 e il giugno del 2014, quindi siamo vicini, il debito globale è passato da 142.000 miliardi di dollari a 199.000 miliardi di dollari, 57.000 miliardi di in più. Come quota del PIL mondiale, dice, siamo passati dal 269% al 286%. Cioè, sono cifre mastodontiche. Sono cifre anche di difficile comprensione, perché sono davvero lontanissime dalla realtà di ognuno. Ma Giovanni, ecco, tutti quanti manifestano, tutti i maggiori leader naturalmente, manifestano una enorme preoccupazione rispetto all'ipotesi che la Grecia possa uscire dalla UE. Ma effettivamente chi pagherebbe le conseguenze di una eventuale fuoriuscita dalla Grecia, e quali sarebbero poi gli effetti determinati da questa fuoriuscita del paese dalla UE? Allora, io non adopro mai il termine popolo, perché il popolo, scusate se posso offendere qualcuno, il popolo non è fatto da un insieme di persone. Il popolo italiano è fatto da chi lavora, da ricchi, da poveri, ma anche da papponi. I papponi, per esempio, non subiranno questi effetti, perché troveranno sempre il sistema di uscirne. Quindi quando io parlo di greci non mi riferisco alla loro globalità, ma riferisco agli ultimi, a quelli che sono disoccupati, a chi lavora, ai pensionati, a chi lavora nel senso di reddito da lavoro dipendente o piccoli artigiani. Quelli lì sì pagheranno la crisi. In qualsiasi caso, che la Grecia rimanga in Europa o che la Grecia ne esca o voglia uscire dall'Europa, perché proprio oggi voi avrete visto anche i giornali, no, di oggi, sembra che Tsipras abbia mandato, hanno riportato quella lettera, no, dicendo alla BCE va bene, trattiamo, no, accetto le vostre condizioni.
ma accettare le condizioni, purché mi venga concesso un'altra volta il credito e via dicendo, ma accettare quelle condizioni sono quelle che stiamo vivendo noi, e loro sono un po' più poveri di noi. Ma per esempio cosa chiedo? Innalzamento dell'età pensionabile, la flessibilità sul lavoro, la detassazione sulle imprese, la privatizzazione delle imprese, alcune imprese, insomma, in modo tale che altre imprese straniere entrino. Cioè, questo gli viene chiesto. Questi sono i sacrifici se rimani nella UE. Se non rimani nella Unione Europea, sotto il tallone della BCE o della Troica, cosa ti aspetta? L'inflazione stratosferica, la situazione comunque peggiorerà per tutti, no? Per chi ha dei risparmi e chi non li ha, il lavoro si perderà. E quindi alla fine, senza un obiettivo, come dicevo prima, di sistemazione proprio effettivo dell'economia, cioè i primi passi da fare per andare in una direzione diversa, no? Che non sia quella del capitale, devono essere fatti, come dicevo prima, cioè un piano di produzione, che il piano di produzione collaborino in tutti, dare sempre, quindi questo piano di produzione dà sempre meno importanza al denaro. La società deve essere come una fabbrica, dove tanto abbiamo, ci dà la natura, abbiamo la possibilità, massimizziamo la produzione e poi la distribuiamo fra tutti noi che abbiamo deciso il cosa e il come produrre. No, produrre produciamo tutti, e il cosa, i prodotti che ci servono ai prodotti che non ci servono, che sono banali prodotti o bisogni dati dalla pubblicità, insomma, bisogni fittizi. E noi, tra l'altro, che siamo ricchi, fra virgolette, no, condanniamo ogni volta la pubblicità, diciamo: guarda, la pubblicità ci fa fare lo spreco, questo prodotto è inutile. Però se io vado a dire condanniamo la pubblicità e eliminiamo i prodotti inutili, già subito penso che qualcuno alzi no, non è possibile, mi levano il telefonino, no, che cambio ogni 6 mesi, eccetera eccetera, no. Invece in realtà sono cose che ci legano e ci creano schiavi di questo sistema, e siamo degli ottimi, come dice qualcuno, degli ottimi consumatori. Quindi comunque la pagano gli ultimi, cosiddetti ultimi. C'è comunque un distinguo che non è di seconda importanza. Che vinca o che perda questo referendum, si sta alimentando una cosa che sta passando sotto, però io che mi ritengo ancora un vetero comunista, si nota, è il nazionalismo. Il nazionalismo è una brutta bestia, perché ci fa l'union sacrée, cioè ricchi e poveri, ci dicono siamo tutti nella stessa barca, ma soltanto qualcuno rema e gli altri decidono dove andare. E questi sono preludi, e lo stiamo vedendo un po' dappertutto Europa, no? Il ritorno al nazionalismo, che ha dei vecchi ricordi, e siccome il capitale, per rigenerarsi, non ho paura, non ho problemi di dirlo, siccome il capitale ha bisogno di rigenerarsi, e per rigenerarsi ha bisogno di una distruzione di massa di capitale morto, cioè di prodotti invenduti, e quindi dare il via a quell'accumulazione originaria che c'è stata sempre dopo le guerre, dopo la prima guerra e dopo anche la seconda. Non è detto che questo potenziale ci si stia accumulando attraverso queste contraddizioni, per poi andare a finire a cose che diciamo non possono esistere, no? Non vogliamo più che accadino, però in realtà ci sono tutti i prodromi perché questo avvenga. La diversità è che Tsipras ha disarmato un po' quelli che credevano in lei, no? Perché come dire, vabbè, ormai dobbiamo assoggettarsi. E come farà, domanda, come farà a far accettare a tutta quella parte
dei trotskisti che sono dell'estrema sinistra, i sacrifici. Tsipras manderà ancora la polizia a bastonare quelli che protesteranno contro i sacrifici? Adesso per il momento... L'opinione pubblica rispetto anche a questo referendum che si svolgerà il 5 luglio e che è stato fortemente voluto proprio da Tsipras per, come risposta appunto del popolo a quelle che sono le richieste continue di sacrifici da parte dell'Unione Europea rispetto al governo greco, sembra che ci sia una netta volontà già espressa di non uscire dall'Unione Europea. Proprio perché l'economia reale, cioè gli imprenditori, si rendono conto di quanto complicata, difficile e impossibile diventerebbe poi la commercializzazione, gli scambi economici per la Grecia con il resto del mondo, perché non sarebbe più un problema circoscritto al bacino mediterraneo e ai paesi aderenti alla comunità europea. La esportazione dei prodotti diventerebbe difficile a livello mondiale, per cui in quale chiave, come dobbiamo leggere la proposizione di questo referendum e la risposta che sembra già essere stata data in effetti dal popolo greco, dalla cittadinanza greca, scusami. No, questo effettivamente la quota di restituzione, quindi questo in puntare i piedi, no, di Tsipras, su 1,6 miliardi di dollari da restituire sembra in realtà ben poca cosa, se pensiamo che l'altro ieri la borsa ne ha persi quasi 300 miliardi, no? Perché all'ombra tra l'altro, no? Che sì, sono stati usati una quantità infinita di denaro per un sospetto, per un'idea, per un'ipotesi, quindi immaginiamo cosa accadrebbe se poi ci fosse una conferma. Esatto, quindi a volte sembra, io ho delle sensazioni perché non ho notizie dirette dalla Grecia, le ricavo un po' dalle analisi che ho imparato a fare studiando economia, ma anche l'ideologia della sinistra, perché comunque l'informazione è in mano alla borghesia, ti dice delle cose, a volte ti dice il contrario, quindi devi anche sempre filtrare, devi filtrare le notizie, esatto, e dargli l'impronta con gli strumenti di analisi che hai imparato leggendo determinati testi. Secondo me è una battaglia un po' tutta anche politica all'interno, perché già il primo ministro greco non mette in discussione, quando già ha detto io voterò no, non mette in discussione l'uscita dall'euro, quindi dice rimaniamo comunque nell'euro. Allora, se dici così, perché chiedi il referendum, sapendo che comunque se la gente dice no ai sacrifici o esci, perché è chiaro che gli altri non ti rifinanziano più, o altrimenti è un non senso, un ossimoro, no? Dice una cosa con un non senso dopo. Per esempio lo dice per il primo ministro per una battaglia tutta interna, nel senso che magari vuole eliminare determinate frange troppo considerate troppo estremiste. Però è chiaro che se vincono i sì, lui se ne va, perché è chiaro che non può dire no, portare i greci a una votazione, no, su qualcosa che lui sostiene che non bisogna fare i sacrifici. Se vincono i sì, lui deve andarsene, perché non, i greci non sono più dei contratti. Quindi con quel rischio che c'è anche per il primo ministro, nel senso che se
se vincono i sì, lui sparisce dalla scena politica, non solo, ma sono talmente i politici a volte talmente cattivi che te la fanno pagare, no, e non di poco. Potrebbe far sì che si scioglie il Parlamento, nuove votazioni, intanto ti arriva un commissariamento, che è già successo prima delle votazioni del 2004, no? Arrivano gli esperti, ti fanno un po' come il commissario quando un comune viene scelto, no? Commissario prefettizio, ti dice che tagliamo questo, fai il lavoro sporco che nessun partito poi vuole fare, e si ricomincia poi da zero. Quindi mi sembra più una battaglia un po' tutta all'interno politico, no? Senza effettivamente, per esempio, anche una battaglia tutta nazionale, no? Come non viene allargata a un appello, per esempio, a tutti a tutte le popolazioni della UE, dicendo guardate che stiamo facendo i sacrifici, noi greci stiamo pagando di più perché siamo più poveri, però stanno facendo le stesse cose anche a voi, no? Usciamo da questo sistema, no, ci sta affogando tutti, ci sta strozzando tutti, per cui anche voi dateci una mano in questo senso, rifiutando i sacrifici che ogni governo vi impone di fare. Beh, non lo sta facendo questo, no? Quindi Che comunque ci sia al centro un fraintendimento, cioè il vero problema non è l'euro in quanto tale, il problema è appunto il sistema che esatto. È stato, e da qualche parte doveva cominciare a mostrare il cedimento. Magari ha iniziato in Grecia, dove c'era un'economia un po' più fragile, un livello di corruzione molto più alto rispetto a quello già enorme che si registra nel nostro paese, perché comunque ricordiamo che tutti i dati dell'economia greca erano falsati nel momento in cui c'era appunto la possibilità di ingresso nella Unione Europea. Sono stati presentati dei conti che poi si sono rivelati essere non aderenti alla realtà, per cui questo approccio ha determinato l'ingresso di un paese che non aveva un'economia tale sufficientemente consolidata e forte da poter sorreggere poi l'ingresso nella comunità europea, quindi nel mercato europeo. Questi sono fraintendimenti di fondo, nel senso che se si concentra l'attenzione esclusivamente sulla moneta, si distoglie da quello che poi è l'origine del problema, cioè la crisi del sistema, un sistema che non regge più. Per cui oggi questo referendum, come tu giustamente dicevi, potrebbe essere semplicemente una necessità tutta interna al paese, tutta interna al sistema politico greco, per avere un ulteriore appoggio da parte della cittadinanza, da poi rivendersi all'interno della comunità europea, del tipo la cittadinanza ha manifestato la sua intenzione di rimanere all'interno della comunità europea, però se non volete che la crisi del sistema sia tale da determinare il crollo ad effetto domino delle economie, dovete comunque ritrattare il debito. Mi sembra che si possa dire questo in un certo senso. Ma guarda, secondo me, se nelle ipotesi peggiore o migliore, adesso non lo so, facciamo l'ipotesi che se ne esca dalla UE la Grecia, secondo me contraccolpi, effetti domino, la paura che si vede non esiste. Perché i paesi, il debito che ha la Grecia è rivolto verso le istituzioni, cioè nel senso che ci sono gli stati che hanno in mano il debito per il 90%, non per poca cosa, per il 90% lei è indebitata con una quota per lo Stato italiano, una quota lo Stato italiano poi calerà a noi, perché ormai gli stati sono diventati un po' gli esattori per le banche, calerà a noi il recupero, cioè il bisogno del recupero, quindi magari immettendoci un po' di tasse in più e via dicendo. Quindi ecco il motivo perché gli Stati Uniti sono preoccupati, perché se aumentano le tasse
l'economia non cresce come loro hanno previsto. Secondo me l'economia non crescerà assolutamente, non cresce come erano previsti. Ecco il rallentamento, no, della crescita. Però non è che a diversità di Lehman Brothers, che il debito era nella banca americana è rivolto verso i privati e andando in fallimento ha fatto fallire i privati. Qui invece sono coinvolte le istituzioni, che è una cosa leggermente diversa, no? Quindi per il 90% il debito greco è debito verso gli enti pubblici, quindi non ci sarà tutto questo effetto domino. Ci sarà effettivamente una difficoltà, no? Non sto negando questo, no? Però non l'effetto che ci vogliono far credere. Lo sappiamo il perché, perché magari per farci prendere paura, eccetera, no? E quindi sta creando delle contraddizioni non indifferenti. Giustamente, come tu dicevi prima, è capitato prima la Grecia perché è l'anello più debole della catena del sistema, ma ci sono tanti altri poi anelli deboli della catena, e questo sì può far non effetto domino, ma può essere molto pesante per non ritornare, per attutire questo colpo per paesi come l'Italia o come la Spagna, perché noi abbiamo già un bel 50% della nostra ricchezza che va in tasse, no? Se aumenti un po' di più, cosa facciamo? Cioè, effettivamente aumenteranno, come stanno aumentando, la quota della popolazione italiana che è alla soglia, no, vicino alla soglia o sotto la soglia della povertà. E qua creano effettivamente dei problemi, ma io non prevedo, e sta di fatto, hai visto che la borsa dopo doveva calare, secondo me, molto di più del 5%, no? Invece in realtà poi dopo si è un po' stabilizzata, è un meno zero e qualcosa, quindi dobbiamo guardare anche questi dati un po', da volte ci dimentichiamo, non c'è tutta questa paura, e non c'è neanche tutta questa paura, da quello che mi pare, leggendo le dichiarazioni della Merkel o di Hollande o di altri. Dicono sì, noi speriamo che il popolo dica di sì a rimanere nella Grecia, e così poi diamo una stangata a chi ha voluto tentare di opporsi al nostro diktat. Questo sì, poi qualcuno ne pagherà le conseguenze comunque di come andrà l'esito di questo referendum. Io comunque avrei anche qualche dubbio che si faccia a questo referendum. Comunque, vedremo. Dimmi. Giovanni, se la questione quindi è anche, direi soprattutto politica, mi viene in mente di pensare che il Presidente della Commissione Europea viene nominato dai Presidenti, dai Capi di Stato della Comunità Europea. E sì, quando è stato nominato la Grecia aveva un governo che non era quello attuale. Tu pensi che questo possa influire sulla politica che sta adesso attuando la Comunità Europea nei confronti di una Grecia con un volto politico diverso? Ma questo penso di no, perché comunque gli organi che hanno in mano il potere, quindi i soldi, sono organi sovranazionali, per esempio Mario Draghi, quella del fondo, la signora del Fondo Monetario Internazionale, quindi devono rispondere ad altri interessi che non sono solo non sono politici, sono interessi economici, per cui rispondono a determinate stimoli e domande. Chi rivuole indietro i soldi sono i creditori, che poi in questo i creditori possono essere delle banche che sono private, poi fra l'altro, no? È un'altra considerazione da tenere. Il politico tende, scusami Giovanni, no, è una, sì? Battuta, non so se il sistema bancario italiano possa considerarsi privato. Ah, possa considerarsi, è un dato di fatto, però
è privato, anche la banca, anche la Banca d'Italia si pensa, tanti pensano che sia un istituto pubblico, ma è un istituto privato di interesse pubblico, sta di fatto che all'interno della Banca d'Italia fanno parte le banche, la prima di tutte la Banca Intesa, la Banca Nazionale del Lavoro e giù e giù e giù, e i profitti, gli utili che fa la Banca d'Italia vengono suddivisi, si rispartiscono questi istituti. Tanto, no? Che poi effettivamente, come ti dici, no, che a volte si pensa che siano pubblici, sono privati, che vengano finanziati dal pubblico. È vero, no? Però vengono dati perché viene considerato, no? Sono però il motore ormai, sono il motore del sistema, no? Il denaro, per cui salvare le banche vuol dire salvare il sistema. Quindi secondo me non è che possa cambiare, tornando alla tua domanda, la politica che sta facendo la banca mondiale, per esempio il Fondo Monetario Internazionale, perché il Fondo Monetario Internazionale deve rispondere, ti faccio un esempio, a quei paesi di cui fanno parte. Per esempio, l'Argentina ha già detto, ma come cavolo, tu vuoi un miliardo, 1,6 lo vuoi ritardare, come è scritto, o non dai il default alla Grecia, mentre quando è capitato a me l'hai dato. Scusa un attimo, o per esempio lo Zimbabwe lo hai messo in default, hai messo in default il Vietnam, hai messo in default tanti altri paesi, e perché la Grecia no? Cioè, hai capito, rispondono ad altri meccanismi e non per niente, per esempio, i più cattivi sono, visto che il debito è pubblico, no? I più inflessibili sono gli stati dati dalle banche. Per esempio la Banca d'Italia ha in pancia miliardi di bot greci, no, dice se questa va in default, chi me li restituisce questi soldi? Quindi rispondono ad altri meccanismi. Il sistema finanziario è, come la moneta, è autonomizzata, cioè gira per cavoli suoi, che non è, sta di fatto che è la banca, le banche che dettano la politica attuale, nel senso che sono le banche che dicono per il rientro del debito devi fare questo, 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 devi fare questi tipi di sacrifici, devi aumentare l'avanzo primario, devi fare questo, questo e questo, per il rientro di soldi, cioè di carta, no, carta che fa altra carta. Bene, noi abbiamo, Giovanni, abbiamo, mi pare, un'iniziativa in fase di attuazione parlamentare per approvazione dell'eventuale tassazione sui defunti, dei morti. Sembra una cosa incredibile, ma sta avvenendo, probabilmente avverrà anche questo. Questa eventuale ulteriore tassa che ci verrà imposta, probabilmente non solo quindi da vivi, ma anche da morti, può fare pari con una limitazione dell'età pensionistica che mi pare in Grecia sia ancora consente ancora di andare in pensione all'età di 10 anni per alcuni. Sì. Secondo me, guardando un po' i conti dell'INPS e tenendo in considerazione anche della Job Act, il sistema INPS non so quanto possa resistere, perché se tu pensi che chi passa a contratto di a tutele crescenti, chi è stato assunto nuovo, il datore di lavoro risparmia 8.060 euro all'anno, che sono i contributi che le imprese devono pagare qua per la pensione, no? Bene, se noi questi li leviamo, no, il nostro sistema pensionistico è fatto che chi lavora paga per chi è in pensione, ma se nessuno paga più per chi è in pensione, il sistema collassa. Quindi anche quello che sta facendo Tito Boeri, no? Che dice potete andare in pensione, facciamo la flessibilità dell'uscita delle persone dal mondo del lavoro, però deve essere a costo zero,
Quindi se uno volesse tornare a 35 anni o 40 anni di contribuzione avrà una pensione miserrima, no? L'assegno che gli viene dato. Per cui secondo me l'istituto della pensione prima o poi finirà, ma non neanche tanto lontano, perché io sono vicino alla pensione ma non ci andrò mai. Questo ne sono estremamente convinto, perché la situazione sta lentamente precipitando, non per fare terrore a nessuno, ma anche con Massimo, che adesso lo vedo, ne abbiamo già discusso parecchie volte al lavoro. L'unica alternativa nostra come ultimi è di riuscire a fare gruppo, e perché non verrò colpito solo io, verranno colpiti anche gli altri, e dire dobbiamo uscire da questo sistema, dobbiamo avere un sistema diverso dove la produzione sia basata per i bisogni della collettività, no? Ma non per i bisogni della valorizzazione del capitale, cioè del profitto. L'unica alternativa è questa, altrimenti c'è chi si suicida, c'è chi va in disperazione, chi si prende ansiolitici. Io tutto questo non lo faccio, però dico, c'è un'alternativa, questa o quella di abbassare la testa e accettare tutto quello che ci viene posto. Io scelgo la prima, per quello mi sono sempre interessato di questo e continuo a interessarmi con passione. Poi chiedi anche a Massimo quando al lavoro ne parliamo, con passione. Nel dare indicazioni, come vi dicevo prima, che indicazioni dare? Immediate. Non ci vogliono. È talmente semplice la cosa che sembra quasi impossibile realizzarla. Forse è questo il nocciolo del problema. L'altro giorno mi interessavo e parlavo con Massimo della fame nel mondo. Perché gli emigrati vengono in Italia, no? Quando ci stiamo, le multinazionali dell'alimentazione, a proposito dell'Expo, stanno comprando l'Africa, 2/3 dell'Etiopia è stata comprata dalle multinazionali, del terreno fertile, poi fra l'altro l'Etiopia è stato comprato dalle multinazionali che stanno scacciando tutti i contadini, i piccoli contadini, perché lì non c'è il non c'è il pezzo di carta che dice questa è la tua proprietà. Il terreno è della proprietà dello Stato, e quello che tu coltivi come contadino è consolidato da centinaia e centinaia di anni, no, che sei insediato là e continui a produrre. Quindi non puoi dimostrare di avere una proprietà. Quelli vengono scacciati. Il prezzo della terra è un dollaro all'ettaro, e per metterci cosa? Per metterci olio di palma, per soia e grano, cose che la produzione non, cose che la popolazione non mangia. In Etiopia è un'esportatrice di derrate alimentari e ha 6 milioni di persone che muoiono di fame. Cioè, quindi siamo di fronte all'ennesimo paradosso. Esatto, noi facciamo, adoperiamo le eccedenze alimentari per dar da mangiare ai motori senza dargli da mangiare alla specie umana. Bene, Giovanni, noi purtroppo siamo giunti alle 19:28, per cui i tempi della diretta si sono conclusi. Ti ringraziamo, come sempre parlare con te è molto molto interessante, perché alla fine dici, ho capito qualcosa di più di quello che sì, perché poi alla fine le informazioni sono talmente tagliettante, ma tutte abbastanza affastellate e uguali, per cui riuscire a trovare la discriminante è sempre abbastanza complicato. Noi ti ringraziamo naturalmente, ti sollecitiamo senz'altro per altre trasmissioni, perché temo che la questione si protrarrà per diverso tempo. Ti ringraziamo ancora e ti diamo appuntamento ad una prossima trasmissione. Grazie. Giovanni. Grazie a voi di avermi dato la possibilità di propagandare un po' questo modo diverso di vivere su questa terra. Ecco, dovremmo cominciare un po' tutti a pensarci seriamente. Siamo già in ritardo, per cui grazie Giovanni. Ciao, buon lavoro. Buon lavoro. Ciao. Bene, diamo al volo la linea a Massimo Bonella per ascoltare le ultime informazioni, gli ultimi aggiornamenti. A te Massimo.
Sì, può anche comunque rimanere sempre collegato Giovanni, che anche da parte mia ringrazio per queste considerazioni, per queste riflessioni, perché veramente abbiamo bisogno di una nuova formula, insomma, per poter uscire da questa situazione da noi non voluta, comunque da cittadini che lavorano la mattina e la sera. Volevo fare una battuta a proposito delle pensioni, ma non arriveremo nemmeno, non si sa nemmeno se arriveremo vivi alle pensioni, forse Rosario sì, perché è in dirittura di arrivo, ma no, magari piace. Dimmi Antonella. No, volevo dire, scusami Massimo, ti interrompo, perché siccome c'è la nuova legge sui morti, ci terranno di più a tenerci in vita, perché se non avranno consapevolezza che avremo pagato, potremo pagare la tassa da morti, ci fanno vivere. Prima ci chiederanno se possiamo pagare, poi dopodiché ci faranno morire, ma finché non avranno questa certezza staremo in vita. Io ho la sensazione che vogliano tenerci in un continuo e costato stato di agonia, perché alla fine la nostra dipartita non fa comodo a nessuno, chi spennerebbero più. Ci devono mantenere comunque in uno stato di agonia, in quello stato di vita latente, di vita apparente, che serve comunque a mantenere la produzione, come dicevamo prima con Giovanni, ma a non darci la possibilità comunque di vivere, non ci danno la possibilità di usufruire della nostra stessa produzione, cioè noi produciamo soltanto, ma non beneficiamo dei beni che mettiamo in circolazione, per cui la qualità della nostra vita è pessima. Ma tornando alle considerazioni che facevamo con il dottor Sniolin poco fa, è il sistema che ormai è al collasso. Se non ci decidiamo a avere un approccio completamente differente, cioè non più un approccio individualistico fondato sul denaro, perché si produce denaro per produrre altro denaro, è un circolo vizioso quello che si è messo in moto e che ci ha letteralmente stritolati, la Grecia ne è un fulgido esempio. In Italia problemi analoghi stiamo cominciando ad averne, perché la vita reale è ben diversa da quella che ci raccontano. Io, come tutti noi del resto, ho ascoltato fino a ieri le magnifiche proiezioni dell'Istat, la diminuzione giovanile e delle donne in discesa, scende la percentuale di gente che cerca lavoro, sì, ma probabilmente perché ormai si è stufata di cercare quello che non trova, non perché ha una situazione migliorativa attualmente. Per cui quelle che sono le informazioni che ci vengono date probabilmente servono soltanto a sostenere questo stato di continua agonia. Se noi moriamo viene meno la fonte principale dei loro guadagni. È vero, noi non l'abbiamo voluta, Massimo, questa situazione, è assolutamente vero, una percentuale di noi non l'ha voluta, qualchedun altro l'ha appoggiata con l'indifferenza, ma presto o tardi ognuno di noi sarà chiamato a pagare le conseguenze di tutto questo, per cui è bene prenderne coscienza, è bene cominciare a rendersi conto sin da ora, seppur in ritardo, che questo sistema così impostato non ci porta da nessuna parte. Serve a sostenere una minoranza, ma a non far crescere la stragrande maggioranza, per cui la nostra indifferenza è la loro migliore alleata. O cominciamo ad avere un approccio più attivo nei confronti della vita, soprattutto politica, perché la politica non è una brutta bestia come ci hanno insegnato sino ad ora, no? Parli di politica, oddio no, ti prego, non è quella la politica. La politica è stata delle scelte quotidiane di ognuno di noi, quindi cominciamo dal nostro piccolo a cambiare l'approccio, a cambiare lo stile di vita, liberiamoci di tutti quei falsi bisogni di cui parlava Giovanni anche poc'anzi, lasciamo da parte tutte le influenze che la TV commerciale e non, perché tanto io ormai sinceramente non faccio più molta distinzione, hanno imposto alla nostra vita, e cominciamo a dare valore ai veri valori, scusate la ripetizione, ma è così. L'individuo non serve solo a produrre denaro e a produrre beni. Ugo, mi facendo di tagliare, vabbè, taglio, sto zitta, scusate. Allora, Massimo, gli ultimi aggiornamenti. No, ti ascoltavamo, anzi, vorrei dire a Giovanni, niente ansiolitici, ma semmai affiliamo, come si può dire, le armi, le armi, insomma, quelle, voglio dire,
teoriche, ecco, in questo senso, perché con la violenza non si va da nessuna parte, però ecco, la parola che ognuno di noi ha la deve mettere nel giusto posto e spiegare, soprattutto c'è, cioè, il campo nostro di giornalisti, editorialisti, ricercatori, ecco, che possono quindi proprio spiegare cosa sta succedendo, e quindi ecco, dare spazio a queste persone come ad esempio il dottor Giovanni Zenolini è già un fatto concreto che un media può fare. Ecco, su questo assolutamente, ecco, ci tengo a sottolineare. E comunque vediamo che, non so, io penso che sembra quasi che si voglia mettere in ginocchio un intero popolo italiano, perché non si fa niente per cercare di andare all'incontro. Ad esempio in Grecia i mezzi sono gratis, i mezzi pubblici. Qui a Venezia, per esempio, da questa mattina l'abbonamento lo si paga 6 euro in più. Cioè, non so se mi spiego. Cioè 6 euro in più, ecco, dopo su questo c'è una notizia, quindi la potremmo dare. Ecco, questa è la, io guardo i frutti alla fin fine di questa politica partitica, perché come giustamente hai detto tu Antonella, la politica la si fa sempre ogni giorno, ma la politica partitica, no, è quella che io poi guardo, vado a vedere che frutti danno, no? Tanti bei discorsi durante le campagne elettorali, come di recente qui nel veneziano c'è stato quel ballottaggio con il sindaco, insomma, e alla fine cosa abbiamo visto? Come prima cosa un aumento esagerato degli abbonamenti per quanto riguarda il servizio pubblico locale, no? Tanto per fare un esempio, comunque i cittadini sono abbastanza arrabbiati, sono sul piede di guerra, io so che ci sono dei motori a GPL nonché a metano pronti per sostituire i mezzi pubblici, perché ci sono decine di persone che già pensano di andare a recarsi al lavoro in macchina, perché chi ha il GPL o metano meglio ancora gli conviene a questo punto che non prendere il mezzo pubblico, e quindi se dopo c'è il traffico in città e si fa fatica eccetera, la colpa è della politica in questo caso locale, che non ha saputo fare la corretta politica e quindi cercare di fare attenzione a queste cose e cercare quindi insieme, in sintonia con quella che è la politica nazionale, di venire incontro alla gente, non tante buffonate alla fine in campagna elettorale solo per poi prendersi i voti. Vogliamo vedere i fatti, noi giornalisti vogliamo vedere giornalisti freelance, vogliamo vedere i fatti e poi anche documentare i fatti positivi. Se sono fatti negativi documenteremo i fatti negativi, ecco, è inutile fare tante scenate tanti cinema per poi quando è il momento veramente di fare la politica per il cittadino non la si fa, e quindi noi abbiamo le antenne molto alte. Allora, detto questo, io vi do una notizia al volo, perché siamo fuori il tempo massimo, sono 19.37, mi rendo conto. Dunque, abbiamo un'ultima notizia dalla Grecia: la Commissione Unione Europea si sta preparando agli effetti dell'eventuale vittoria del no al referendum della Grecia. Lo avrebbe affermato il capo dell'esecutivo Unione Europea, Juncker, in una riunione del PPE. Fino a domenica, giorno del referendum, non vi saranno contatti tra Atene e la Commissione, avrebbe precisato, per rispetto del voto. È mancata la volontà di concludere un accordo, ha poi aggiunto. Vediamo un'altra notizia di carattere, un attimo che la trovo, di carattere più locale. Ecco, la estrapolo, vi cito subito la fonte, dal gazzettino.it. Dunque, a CTV, sarebbe il trasporto pubblico locale, aumenti ingiustificati, associazione si appella al sindaco. Martellago, siamo in provincia di Venezia, l'associazione Noi, con Martellago, Maerne e Olmo, scende in campo contro il pesante rincaro dei titoli di viaggio del CTV e scrive al sindaco: da giugno biglietti per andare in autobus dal nostro comune a Venezia costeranno 30 centesimi in più, passando a 2,80 euro, e l'abbonamento aumenterà addirittura di 6 euro, e questo a fronte del fatto che pochi anni fa i nostri concittadini hanno dovuto subire una drastica riduzione del servizio e delle corse di alcune linee, come ad esempio il 20 ed il 21, e sono stati poi costretti a viaggiare spesso su mezzi stracolmi. Quindi d'inverno, vi lascio immaginare, c'è il momento gennaio-febbraio delle influenze, raffreddori forti eccetera, quindi la gente poi si ammala, disagi eccetera eccetera, e questa cosa qui ha un conto.
cioè non è che sia così da accettare. Ecco, questa è la situazione. Quindi abbiamo che a Venezia si sono tagliate tante corse, ho detto tante corse, e abbiamo aumentato in modo ingiustificato, che ha dell'incredibile davvero, i costi dei titoli di viaggio, abbonamenti inclusi soprattutto. Ecco, questa è un po' la situazione, queste sono le ultime notizie che vi possiamo dare, anche così abbiamo toccato un po' la pagina locale del Veneziano, sono 19:39, so che abbiamo sforato tutti i tempi, mi dispiace, l'ho fatta lunga anch'io, a voi la linea a Bari per la conclusione del programma, poi ci sentiamo alle 22 con il programma sull'antimafia. Ok, grazie Massimo. Allora Rosario, chiudiamo rapidissimamente, sappiamo di essere in super ritardo, diamo solo l'appuntamento ai nostri ascoltatori alle 22 con Osservatorio Antimafia, sempre su Radio Saius naturalmente. Grazie per averci seguiti, a più tardi e a mercoledì prossimo per la nuova messa in onda di Spazio Aperto. Buona serata a tutti. Arrivederci. Ciao ciao a tutti quanti. Ciao Rosario.